Salve a tutti, benvenuti in una puntata di questa serie sull'ombra della guerra, chiamata l'ombra della guerra dell'ignoranza. Prima di iniziare voglio ringraziare Graziana Mastrosa, ha commentato la puntata, credo quella precedente, sì, dandomi un consiglio, dicendo che che facendo le fosse di Minas Morgul si può sbloccare un'abilità che consente di rianimare gli orchi che muoiono. L'ho ringraziata già in commento, ma la ringrazio adesso, anche adesso in puntata per questa int. Non so se sarà una cosa che arriverò a fare, devo essere sincero, perché comunque siamo abbastanza vicini alla che è la conclusione. Cioè, penso che siamo abbastanza vicini alla conclusione, perché c'era la fase 3 è all'87% così va, quindi è possibile che completiamo la io non so, però penso c'è la possibilità che completiamo la fase 3 anche già anche già finita questo assalto, ecco. C'è questa possibilità. Ora, io quello che vorrei fare adesso è potenziare un po' di questi orchi. Allora, questi orchi di qua sono tutti a livello 50, c'è cioè al massimo livello possibile, che è il mio. Qua questo già sto passando a rinforzare le guardie del corpo di quelli che sono lì. Che a quanto ho capito, poi faranno pure parte della difesa, ecco. Ora, la mobilità pure fatta è già a 50. Questo è riserve ed è già a 50. Questo Aku Arsaku l'ingordo già è da lavorarci su. Come Kuga bestia putrefa, come l'altra bestia che c'è Kuga. Allora, io direi. Allora, dovrei lavorare su Ushak. Ma quindi devo lavorare su. Allora, ciao, scusate, mi sono incartato lì. Allora, su Ushak, Amug. Qua questo Amug Kuga e pochi altri. Tu sei già al 50, sei già abbastanza messo bene. Tu basta che po' tutti citto, questo è 30, questo è 39. Insomma, c'è ancora un po' di cose da fare. Va bene, e allora si va alle fosse. Anche se no, vabbè, ma andando a Minas Morgul userei gli orchi eventualmente che ho a Minas Morgul, ammesso che io ne abbia, cosa che io onestamente dubito. Ora, direi di andare alle fosse. Iniziamo da quella dei vermi. Là. Si nasconde. Ok. Oh. E che rottura di scatole. Oh, boh, scannatevi. Divertitevi che io ce la faccio. A posto. Ok. Questo che livello è? Io mi ricordo. Ah, vabbè, certo. Ricordavo che erano bassini. Va bene, e allora gli mandiamo uno. Allora, gli mandiamo un seguace, non so quale. Ne avevo uno parecchio basso. Ecco, Arsaku. Arsaku, domatore. Boh. Gli mandiamo Arsaku, vediamo un po'. Prometti che farai resistenza. Se ti rendi subito non c'è il minimo gusto. Va bene, ok, Tu poi. mostra che sai fare. Così di poche parole. Oh. Quello è inferocito dai Karagor. Bravi. Bravo Karagor. Sei inferocito dai Karagor. Però, boh, mi sa che la ferocia non se ne vede noi. Oh, boh, rinviato. A posto così. Boh.
Bravo Arsaku, che spero abbia guadagnato qualche livello. E a questo punto io andrei sull'altra fossa, però forse guerrieri o campioni. Non mi ricordo se l'ho fatto la... vabbè, comunque ora. Ok, forse campioni che se non mi sbaglio sono un livello un po' più alto e quindi un po' più probanti. Allora, questo cosa è? Questo è uno grosso, è uno grosso. Terrorizzato, unità, Caragor. Comunque è livello 25. Io so già anche chi mandargli, perché probabilmente... ah, eccolo qua, Arsaku. Eri a livello 28, pensavo che ne guadagnasse di più. Va bene, dai. Ancora Arsaku, vai, divertiti. Vai Arsaku. Io combatto per Sauron e dedicherò con gioia la tua morte a lui. Ok. Nessuno batte me, neanche uno. Arriva un cavolo. È bello il, è bello il, come posso dire, la proprietà di linguaggio del nostro orco. Vai. Boh, una bella lotta fra gigantoni con quello che è confuso dai Caragor. Da un'ottima cosa. Meno male che c'è. È finita la confusione. Però questo c'ha i bomboni. Boom! Bella lì. Olè! Dai che sei bello in vantaggio. Vai Arsaku! Deciditi però. Oh, bella così. Ah, così. A schiaffi con l'osso in fa. Bello! Così! Bravo Arsaku! Vai! Saku! Dai! Povero! Bello schiaffone! E poi... olè! A posto così! Con un osso! È meraviglioso questo, Arsaku combatta con un osso! È bellissima questa cosa! Ha del poetico, devo dire, mi piace molto. Ora! Fosse guerrieri! Fosse guerrieri che si sono incantate. Che è successo le fosse guerrieri? Fosse guerrieri, dai! Qua gig robot d'acciaio, versione orco, vedo che c'è. Dettagli, tu che cosa c'hai? Allora, diplocolpo, mortalmente vulnerabile alle bestie, va bene. Ok, sappiamo già chi mandargli. Arsaku, che livello sei? 35. Vai Arsaku. Avanti Arsaku, divertiti. Non resterai vivo a lungo. Torici tu? Altri guerrieri, io uccido tutti. Un calo. Bravo. Sei morto. Ah. Minchia, manco prio, non c'è, cioè, manco la cosa di iniziare. Ok, va bene, per carità, ok. Questo ancora non è... allora, torno indietro, me lo date, fate vedere se qua c'è che cosa. Allora, mi fate vedere se qua c'è chi è. Ok, dettagli, tu sei la Zun profanatore, che già non è... allora, mortalmente vulnerabile alle bestie. Ok, seleziona seguace, penso è proprio un allenamento intenso per Arsaku, che però ha salito soltanto di due livelli. Mi sa che non è il caso. Allora, facciamo un'altra cosa, gli darei... allora, posso dargli Ushak, oppure c'era un altro che poteva, sta Koga, questo che è il maestrino. Vabbè, vai Arsaku, to, divertiti. Così un paio di livelli. Mosse che non hai mai visto. Va bene,
Anche quello ti dico prima di vantaggio. Vediamo se tu è sfida per me. Ok. Boom. Vai. Boom. Boom. A posto così. Ma ora i Caragor dove sono? Caragor dove sono? Caragor. Noi Caragor, oggi sono stanchi. Sono sazi, hanno mangiato quello di prima, adesso sono sazi. Comunque, Arsaku ha, cioè, tranquillamente liberato il suo avversario. Ma ne è abbastanza, ecco, tranquilla, ecco. Quindi, allora, a questo punto, io porterei avanti qualcun altro. Io posso... Guardigione intanto blocca. Perché ho bloccata Guardigione? Ah, bene, se sta il catalogo. Vabbè. Comunque, io vorrei vedere un attimo la situazione qui. Allora, esercito, perché voglio rinforzare anche... Allora, ci abbiamo Kuga, ci abbiamo Gash il vagabondo, sta Kuga, allora Mastino, allora questo così, questo è, quindi questo è 50 questo funghe. Allora, quello posso mandargli Amug i gemelli, va bene, vediamo. Amug, gli mandiamo Amug. 3. Succedono cose che non capisco. Comunque, non mi fanno vedere. Bene, bene, ottimo, funziona. No, noto che funziona benissimo. Ok. Tu sei un altro mortalmente dalle bestie. Maldestro. Potrei afferrare senza essere indebolito. Non avevo furtività. Ferito, attacco a distanza. Ferito a fuoco. Va bene, ok. No, ecco, ho sbagliato, scusate, ho sbagliato. Allora, va bene, dicevo Kuga per sempre fare selvaggio, questo però non c'ha l'attacco a distanza, sta Kuga, nessuno di questi c'ha l'attacco a distanza. Ah, Mughi Gemelli, vai, lo so, non è la scelta, però è il momento di insegnarti a combattere. Allora Amug. Sono più che pronto per un'altra vittoria. Ok, Amug. 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 Ok, bravo, hai lanciato le trappole. Poi. Ma che. Amug. Che ne dici? Fai qualcosa, Amug. È confuso. Si confonde col fuoco. Dovevo farci più attenzione, mi sa. E vabbè. Ecco. Bravo. Salutiamo Amug. Direi che non c'è molta possibilità di rivederlo Amug. Direi proprio di no. Amug. Niente, non me lo sono. Vabbè, a un certo punto queste cose possono fare anche da selezione naturale. Cioè, quelli più scarsi a un certo punto muoiono e mi rimangono quelli più forti. Quindi a questo punto, dato per scontato che Amug praticamente ci rimane, anche se l'avversario è stranato, ma tanto appena gli dà un colpo con l'arma, quello là è confuso e tanti saluti. Comunque, dato per scontato che Amug ci rimane secco. No, attenzione, Amug si riprende. Bravo Amug. Ti avevo dato per morto, caro Amug Gemelli. Ti avevo già dato per morto. Bene, così. Allora, a questo punto farei un'altra cosa. Vediamo un po'. Esercito, voglio vedere Amug a cosa è arrivato. Amug Gemelli,
37, ok, 36, c'era un altro che... Un altro... Allora, questo c'è quello che è già 50, questo c'ha 36, 50, 50 e 37. Poi, tu non ne hai. Tu c'ha quei due che uno è Stakuga e l'altro è Gash il Vagabondo. Ok. Va bene, abbiamo trovato il prossimo. Abbiamo trovato il prossimo che si farà la Fossa Guerrieri. Direttamente dalla canzone dei Nomadi, Gash il Vagabondo contro questo tizio qua. Vediamo dettagli. Ha paura dei Karagor questo. Niente, quando mi hai colpito la testa. Quando mi ha attaccato dai Karagor. Va bene, e allora. Boh, è anche perfetto per quello che gli vogliamo mandare. Perché qua il nostro Gash il Vagabondo, cantando io vagabondo che sono io, ci arriva a cavallo di un Karagor. E quindi Ma sei direi davvero brutto! Mi trovo sempre a lottare contro i più brutti! che. Sei bello tu. Comunque, Allora, anche se sei un leg. preparati a morire! Mi sembra Ora giusto. basta! Vai, Karagor, avanti. Oh, e adesso sei confuso. Va bene. Boh. Dai. Sfrutta il Karagor. Bastardo a quattro zampe! Vediamo le Vai. tue Sai che è confuso. Vuoi Gash. essere sicuro che farai Gash. questa? Gash. Fai del tuo peggio, bestia! Gash. Ti odio! Frenesia bestiale. Questo è. Ah, ok. Si è inferocito perché ha ammazzato il Karagor. Bene. Ok, quindi. Mi sa che Gash lo salutiamo. Si è inferocito. Vai. Oh. Gash vagabondo saluto in nifugo. Bene così. Dai. Niente, non. Conk, Kaoxi, padrone devoto. Adesso è inferocito. Gash il vagabondo ci saluta qui. Bene così. Ok. Va bene, Gash il vagabondo ci saluta qui. Io direi a questo punto, così, giusto per essere tranquilli, il posto di Gash il vagabondo l'ha preso quello. Io vediamo, devo vedere se c'è qualcuno di livello abbastanza alto. 44, Luga il regale. C'è un 50 che non ha. Che non ha nulla da fare, ce l'ho. Un 50 che non c'ha nulla da fare. Rug, Arsaku. Niente, più alto senza. Non ha segnato a una guardia. È questo. Allora, ordina. Proteggi. No, non era lui. Era lui. Rug il devoto era lui. Non mi ricordo qual è la sensata. Proteggi il campione. Oh. Mi ha segnato come guardia del corpo sua. Scusate, io a questo punto sto vedendo una cosa interessante. Che io posso segnare io tutte le guardie del corpo. E allora, scusa. Ordina. Guardia del. No. Ordina, tu proteggi quel campione là. Benissimo. Poche con la bandana alla Berlusconi. Grommi il fidato. Grommi il fidato è assegnato a quello. Crimp il più folle, Berserker maledetto. Ok. Ok, allora seleziona questo. Tu cosa sei? Allora, ferito attacchi, escursioni, dai attacchi furtivi. Anche questo sembra uno forte, vero? E
E chi possiamo mandargli con questo? Uno che c'ha gli attacchi a distanza. Segugio. Narug, guardiano degli schiavi. Boh. Sì, mandiamo giù. Sì, così. Così potenti. Un livello se lo dovrebbe prendere almeno. Ehi, ti conviene non sottovalutarmi. Voglio una bella lotta. Ok. Su, andiamo. Un altro Karagor, uccidetelo. Va bene. Ah, questo è inferocito dai Karagor. Bene. Però è ferito dagli attacchi a distanza. E adesso. Ed è ignifugo. Porca puttana. Potevo mandargli un po' più scarso e me lo prendevo io questo. Ti farò soffrire. Va. Bastardo. Vai. Questo. Avanti. No, questo. Questo mi sembra un gran bel bestione. Però. Probabilmente a parità di livelli avrebbe già vinto lui, eh. Olla! Puoi scendere dal Karagor, grazie. Potresti scendere dal Karagor. Bravo. Oh. Adesso mettiti a distanza. Potresti metterti a distanza. E andare di arco. Che ne dici? No. No. Niente. Cioè dovresti proprio correre, allontanarti e metterti a distanza. No. Vabbè, questo è poi la specie di ninja. Oh vabbè. Ma che bestia è? Prac volontà di. La volontà di ferro. Ok. Ma non era ferocito dal fuoco. E uno vitto il suo fuoco. Oggi morirai. Vale. Sparco umano. Che cazzo? Hai ancora il tempo a scattare. Ma ti raggiungerà di certo e poi ti sbudellerà. Chi cazzo è quello? Dico, fai ancora in tempo. Questo è un buon momento. Non muoverti. Oh! Minchia, ma. Minchia che bordello! Io volevo soltanto prenderlo! Volevo soltanto prendere quello lì! E sempre pure un ferocito! Se pure un ferocito, io direi che. Via! Ok. Vai. Bravo. Minchia. Non volevo ucciderlo. Non volevo ucciderlo. Ah, va bene. Muori, muori. Via. Ma che cacchio. Via. Vabbè, ok, mi avete rotto le scatole. Adesso devo farvi fuori tutti. Vaffanculo. Togliti di mezzo se non riesci a colpirmi. Tu ti stai qui. Oh. Porca miseria. Sto solo preparando un esercito. E che palle. Ah, mi sono. Allora.
Torniamo a noi. Sapete che c'è? Mi sa che sto perdendo troppo tempo. Mi sa proprio che sto perdendo troppo tempo. Oppure no? Sì, mi sa di sì. Bah, facciamo l'assalto. 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 La lingua, come mi si lega la lingua, cacchio. Ok. Se perdiamo i miei forti, perdiamo anche Mordor. E se perdiamo Mordor, allora è la fine. Ok, queste frasi così a caso. E inizio di ogni serie. Perché c'è uno? Scusa. Sto vedendo che ci sono. Pensi che il recente signore sia in combutta con danni, elfi e altre razze? Non vedo cosa ci guadagnerebbe. Gli elfi sono troppo delicati per la guerra. E i nani troppo bassi. Vedo. Perché c'è? Vedo gente. Ah! È tipo imprigionato, va bene. Ok. Allora. Io stavo per. Sì, lo so, stavo per iniziare qua l'assalto. Però, devo essere sincero, mi sono accorto di aver già registrato abbastanza per questa puntata, ecco, devo dire. Perché insomma non voglio farla troppo lunga, già sono. No, 25 minuti di registrazione. Quindi direi che. Diciamo che questa puntata ci è servita, come posso dire, un po' a. Come preparazione per la prossima, in quale effettivamente faremo l'assalto. Insomma, la resistenza a questo assalto che insomma per il quale sto per andare a posizionarmi. Direi alla fine la scorsa volta comunque abbiamo resistito abbastanza tranquillamente. Si è resistito la scorsa volta abbastanza tranquillamente, devo dire. E della. Un po' di vita del mio forte, ecco, cose belle. Si è resistito abbastanza tranquillamente e gli orchi adesso credo li ho rinforzati tutti abbastanza. Qualcuno è un po' meno rinforzato, ma insomma fa niente, direi, no? Al massimo quello che posso fare, cioè per prepararcela bene, preparare tutto l'esercito, è mettere tutto l'esercito in guardia da qualcuno. Allora, Pug il devoto ne ha due. Io direi. Lui non ne ha nessuno. Perché non posso metterne qualcuno tipo in guardia? Allora, ordina. No. E proteggere gente. Sì, proteggere gente. Belle. Poi. Tu sei già guardia di qualcuno. Tu. Pure di la leggenda, tu sei la mia, dovresti essere guardia del corpo, giusto? Sì, sei la mia guardia del corpo. Poi la tormenta, mentre io vi chiedo scusa, mi sono dimenticato di nuovo. Tono un attimo così, sono dimenticato, non ce l'ho acceso, chiedo scusa. Comunque siamo per chiudere. Allora, questo non è. Allora, gli è ordina. Allora, questo ne ha già abbastanza. Questo gli diamo il terzo. Così. Devo assegnarli tutti a guardia del corpo di qualcuno. Così. Allora, guarda. Però, ecco, questo che c'è morto. Direi che lo sostituisco con uno dei miei. Con uno di quelli che ho qua in canna, diciamo, di riserva. Direi ci metto questo. Schieriamo questo qua. Che tanto avete ben in forma. Mi piace che i miei comandanti si mantengano ben in forma, devo dire. Che belle cose. Vabbè, comunque. Allora. L'ha schierato, giusto?
l'ha schierato, giusto? Cioè la guarnigione ho ancora robe di ordine addestramento, bonus, c'ho ancora un sacco di cose che mi sono rimaste dal mercato. Allora, poi io l'avevo schierato. Guardi, scusa, io l'avevo schierato. L'avevo schierato io. L'avevo schierato. Oh. Vabbè, non lo saprò mai. Non lo saprò. Esercito, non lo saprò. Comunque. Amo Gilbert. Allora. Questo è già guardia, questo è già guardia, questo è già guardia. Questa è la guardia. Rug, apri teschi. Allora, tu non sei guardia di nessuno. Questo ne ha tre. Questo ne ha tre. Tu ne hai due. E con questo diventa il terzo. Oh, Rug, apri teschi. Benissimo. Poi tu sei a guardia di qualcuno. Tu non sei mio. Tu sei a guardia di qualcuno. Tu sei a guardia di qualcuno. Tu sei a guardia di qualcuno, ma durerai poco. Tu sei a guardia di qualcuno. Tu sei a guardia di qualcuno. Tu sei la mia guardia. Questo guardia di qualcuno. Questo guardia di qualcuno. Questo non è mio. Questo è guardia di qualcuno. Perfetto. Ok. Abbiamo preparato tutto. Siamo pronti. Prossima puntata sarà quella decisiva per questo assalto, che potrebbe essere l'ultimo, perché se non mi sbaglio ho visto la seconda fase delle difese. Vediamo le missioni. Ecco, qua ho visto iniziare a essere solo 86%, quindi sembra che la terza fase sia, cioè che la fase questa della guerra delle ombre a breve possa finire. Vediamo, può essere mi sbaglio, può essere che no. Comunque, vedremo. Questo vedremo. Detto questo, direi ci salutiamo qua. Ci diamo appuntamento alla prossima puntata. Con l'ombra della guerra dell'ignoranza. Detto questo, saluto tutti quanti voi. E alla prossima.